l'applicazione delle soluzioni con scopi strategici, con medico strategici, che si presenta a chiedere alla banca prodotto fresco, le verdure, i formaggi, i salumi, ma anche allo scatolame che hanno naturalmente delle scadenze, quindi i pomodori pelati, tutto quello che riguarda i legumi, la pasta, il riso, insomma i prodotti sono veramente tanti. Poi abbiamo anche la birra che è una delle eccellenze, ma anche i vini che non hanno una scadenza ma che abbiamo oramai fermi in cantina da oltre 2 anni. Ecco, tutto questo provoca dei danni enormi alle imprese che sono piccole, ma crea dei danni anche al mondo della distribuzione di una filiera delle rappresentanze che, voglio dire, sta soffrendo forse anche più di noi. Cos'è che sono queste le chiavi dei vostri locali? Sì, sono quelle che consegneremo al prefetto di locali che hanno chiuso, circa 350 a Milano, che non riusciranno a riaprire le prossime settimane. Questi cesti rappresentano i prodotti che sono andati a male, che sono scaduti, e li consegneremo al prefetto in rappresentanza del governo a causa dell'apertura a singhiozzo, a causa dei periodi di chiusura. Purtroppo non possiamo farne a meno, ogni locale si stima abbia buttato materie prime per circa 6.000 euro e gran parte siamo riusciti a darle anche in beneficenza, però non è sufficiente.